Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su God of War Ragnarok. Ormai lo scontro finale con Odino è inevitabile. Preparatevi per una battaglia piena di colpi di scena. Ci attende un episodio che vi colpirà dritto al cuore. E non dimentichiamoci di partecipare al funerale del povero Brock prima di andare a cercare il vero Tyr. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Stavamo combattendo contro Thor, finalmente si era convinto a, non dico ad arrendersi, ma quantomeno diciamo a non continuare a combattere contro di noi, quando all'improvviso ti compare Odino che lo ha ammazzato così a bruciapelo. Ma vi giuro, sono ancora a bocca aperta dopo una scena del genere. È completamente fuori di testa e giustamente ora lo dobbiamo sconfiggere. Tuo figlio, tua nipote, perché? Trond starà bene. L'ho salvata. L'ho salvata da cosa? Sei tu la minaccia principale di quella famiglia? Tu me l'hai messa contro. Porca boiazza. Guarda che hai fatto tutto da solo, Dino, e non te ne rendi conto. Ok, cerchiamo di attaccarlo di prepotenza fin dall'inizio. Dobbiamo cercare di arrivare alle cutscene che mi permettono di avere un minimo di checkpoint. Dai, non è male. Mi correggo, è male, gli abbiamo tolto malapena due barrette. Certo, oh! Fidarci di te, che grande idea. Che fa? Ok, devo capire il suo pattern di attacchi. Turca boia, attacca con il freddo dalla distanza. Questo è un bel problemone. No, Dino. Stati buono e cucati un crodino. Ecco un paio di legnate, tanto che ci sei così solo per simpatia. Gli butto su più velocemente la barretta. Oh! E basta con quel Bifrost. Ti distruggo sta ciolla che hai rotti i maroni. No. Oh, funziona comunque. Anche questo attacco però non è stato niente male. Ma hai fatto leggerissimamente male. Hai iniziato tu. No. Tutto è iniziato molto prima che tu arrivassi. Non sai niente. Ok, questo attacco non lo possiamo fermare. Assassino di dei. Oh, questo che volevi, vero? Stati buono, Odino. Figliolo, dammi ancora una mano quando è un secondo. Non gli abbiamo tolto neanche metà della barra della vita. Vai, fetta. Come è andato? Oh, no. Maledetto attacco. Col ghiaccio ha rotto un pochettino i maroni. Cerchiamo di prenderlo dalla distanza. Riusciamo a bloccarlo. Pensate di scapparsi. Oh, fermo. Resta lì che mi si sono ricaricate le lame nel frattempo. Altro attacco. Fiolo, attacca nel frattempo. Gli devo dire sempre le stesse cose. Oh, no, che sono in fine di vita. Fiolo, non aiutino veloce. Ok, ho capito come parare alcuni dei suoi attacchi. Vai figliolo, segna il vecchiaccio che conosce su domani. Non ti muovere, quindi intanto poi dice no, se ne va e io rimango lì come un povero pirla. Buono, aspetta. Ok, resta sempre una zona in cui ti puoi spostare. Oh, l'ha fatto due volte. So di erba. E basta che hai rotti i maroni. Ok, direi che non ha gradito lo scherzetto. Occhio. Maronne, cosa, spada laser di ghiaccio, hai rotti i maroni. No. Boiato, aspetta, te la pigli in faccia che ti cavo anche la dentiera. Vai, attaccalo, prepotenza, figliolo. Dai una manina con quelle cocche di freccine, manda anche i lupi. Urca boiazza. Ok, attacchiamolo. Dove? Oh, rotto le palle. Paratone e contrattaccone. R3-1 proprio. Quella la senti un pochettino domani mattina. Bastardo. Oh, che ha fatto? Allora? È questo tutto quello che desideravi? Credevi che il tuo piano fosse veramente migliore del mio? Spero sia esattamente quello che volevo. Cosa succede? Oh! No, non è ancora finita. Ha usato il cappio alla fine. Brava Freya. E adesso come la mettiamo, vecchio bastardo? Credi di essere il solo a saper fare un incantesimo inibitore? Ho passato molti lunghi inverni a pensare a cosa ti avrei detto mentre ti osservavo esalare l'ultimo respiro. Non gongolare, non perdere tempo, uccidilo. Ma ora mi rendo conto che c'è soltanto una cosa che ti vorrei dire. Tu non hai più potere su di me, oramai. Eccola la mia frega. Avevo dimenticato quanto ti stanno bene le ali. La Red Bull ti mette le ali. Finiscilo. Avanti. Marito mio. Hai sempre avuto sete di sapere.
Ora sarò io a insegnare a te cosa significa perdere tutto quanto. Inchinati alla tua regina! Ti ho sempre amata, lo sai. Che strano modo di dimostrarlo. Wow! Ma mi tiri gli uccelli, tu ma sei scemo. Non hai mai amato nessuno. Oh no 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 no. Ve l'avevo detto di non perdere tempo, razza di idioti. Cazzo, gli abbiamo dato tutto il tempo necessario? Hai ideare un piano di scorta? La maschera si è illuminata? Ah, siamo nel suo laboratorio? Quello che si trovava sotto la città? Oi là, la fenditura sta reagendo con la maschera ora che è completa. Che facciamo, Atreus? Mi domando cosa ci sia al di là della fenditura. Ce l'hai fatta, Loki. No, 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 no. No, basta combattere, no. Che opportunista di merda. Non ha importanza ora. È il tuo momento, Loki. Gro ha cercato di nasconderti a me, ma questo è il tuo destino. Campione degli Jotnar. Solo lui può mettersi la maschera. Solo lui può scorgere la verità della creazione. Scoprire i segreti della vita e della morte. Niente più dubbi, niente confusione. Tu sei nato per questo. Non ti fidare di quel vecchio bastardo. Mettiti la maschera, Loki. Falle. Falle la domanda. Quando perderò la verginità? No, non quella, idiota! La scelta è tua, figlio. Mi fido di te. Bravo. Gli stai dando delle responsabilità, è giusto. Non devi imporre il tuo volere. Cosa farai, ragazzo? No, non mettere la maschera, Atreus. Non ne vale la pena? No, no! Wow! No! Oh oh! Perché hai fatto questo? Perché sono stronzo. A che cosa è servito? Tu hai scelto di essere niente. Direi che un po' si è incazzato. Si è ripreso molto in fretta dopo lo scontro di prima, eh. Che sta facendo? Oh no. E adesso? Così sia. Attacca. Hai atteso a lungo questo momento, non è vero, Frigg? Au. Anch'io. È troppo tardi. Ragazzi, attaccatelo pesantemente fino all'inizio. Non perdiamo tempo. Ehi, vammi indietro, Kato. Vai, 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 vai. Che sto facendo? Via. Oh, no, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Ok, sperate che ci segue. No, no, vecchio DM. Ci hai provato? Qualcuno mi vuole dare una mano? Non fate complimenti? Occhio, 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 occhio. Orca boiazza, orca boiazza, orca boiazza. Oh, mancato. Aspetta, ok, preso in pieno, come non detto. E basta! Quattro, ogni rompi coglioni! È stata troppo bella! Omni rompi coglioni, mi è piaciuta troppo! Cazzo, perderò lo scontro! Ma ne valsa la pena! Oh no! Oh merda! Attaccate, attaccate, attaccate! Le frecce! Attaccate, attaccate! Anche gli altri quando è il tuo secondo? Ok, perfetto. Oh, che fai? Ma mi tiri gli uccelli. Ma te c'hai problemi. Ok, aspetta, 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 usiamo il cristallo. Levati, Freya, porcaccia la miseria. Ok, perfetto. Continua ad attaccare, continua ad attaccare. No, si è lottato troppo. Ah, ho praticamente fregato l'attacco. Freya, ma ti sei rincoglionita più del solito. Aspetta. Ma stavo parlando l'attacco io, ma vabbè, dettagli. Oh, oh, oh. Ho detto, oh. Te ne pigli tante, ma tante che ti disinstallo la dentiera a ceffoni. Lo stiamo per retrizzare, scusiamo così. Non ce la faccio. Non ce la faccio, ragazzi. Continuate a colpirlo. Rot. Rotting cool. Retrizzalo. Retrizza il bastardo. Oia. Oh, oh. Quello mi serviva. Dove siamo finiti? Ok. Rotto, non li sopporto quei maledetti uccelli. Oh no, e adesso? Oh porca boiata, c'è una barriera di ghiaccio. Hai rovinato tutto. Tutto il mio lavoro. Tutto quello per cui ho ucciso. Mi hai dato una manina con il tuo secondo? Ok, gliel'abbiamo tolta. Dove è andato? Occhio, 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 occhio. Aspetta, aspetta, aspetta. Come cocchio sei? Mio Dio, sei una forza della natura quell'uomo. Bello quell'attacco. Ah, speravo di pararlo.
Mi è andata male? Porca miseria. Aspetta, aspetta, aspetta. Non me ne frega, sto prendendo fuoco. Se lo ritorno almeno. Le frecce. Fatto. Ah, ok, bravi ragazzi. Sparate le cose, sparate le cose. No. No. Ok, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Fa esplodere tutti. Casi, pezzo di me. Bravi, bravi, attaccate quei lupi, perfetto. Oh! Cavoiazza, un attimo di pazienza. Ok, Kratos, Kratos, curati, curati, curati. Oh, dove è andato? Dove è andato? Oh, canaglia. Odio sto attacco del Menga. Se avessi fatto la tua parte, tutto questo non sarebbe successo. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, gente. Rispondi, Loki. A che è servito? Lo devo retrizzare, lo devo retrizzare. E retrizzalo, vai Kratos. È fatta, è fatta. Che fai, tocchi? Vecchio pervertito. Legnatelo male, legnatelo male tutti. È finita. Odino, è finita, porco cane. Oh, bravi. Bravi ragazzi. Oh, bello scontro comunque, veramente un bello scontro. Era la nostra occasione, Loki. Avrei potuto avere le risposte, avrei potuto conoscere la verità. E tu mi hai privato di questo. Avrei migliorato le cose. Noi avremmo potuto rendere migliori i 9 regni. Non ci è mai importato dei regni, né di me, ma solo di te. Tu hai distrutto tutto. La mia casa, la mia famiglia, il mio regno. Sei stato tu a farlo, con le tue scelte. Tu hai ucciso tuo figlio. Io non volevo, non avevo scelta. Si ha sempre una scelta. Tu sei vittima di te stesso e non te ne sei reso conto. Devi fermarti. Puoi scegliere di essere migliore. No, non posso. Io devo sapere cosa riserva il futuro. Io non mi fermerò mai. Aia, non dovevi dirlo. Perché hai detto questo? Già, ti sei appena condannato con le tue stesse mani. Sofna, Upfra, Dessu. No! Non lo fa veramente. Sofna, Edan. Lo può fare con chiunque? Sofna. Sofna. Tecnicamente Sofna. Non lo abbiamo ucciso? La sua anima è nella sfera? Beh, così non dovrai tecnicamente mai sapere cosa c'era oltre. Finché rimane nella sfera è in stand-by, diciamo. Ok. Abbiamo vinto per davvero? Ma a che costo? Quanta gente è morta? Quanto abbiamo perso? Che ne facciamo di lui? E Brock di certo non lo riavremo indietro, poretto. Ho giurato che non ti avrei privato della scelta tra la vita e la morte. Vediamo se ha imparato la lezione anche lei. Ho atteso così a lungo questo momento. Non ne ho bisogno per stare bene. Esattamente. Aver fermato la sua pazzia è solo questo che importa. E ora chi diventa il re degli Aesir, scusate? Ui! Wow, wow. No, Sindri, Sindri, Sindri! No, 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 no! Porca la miseria! È andato fuori di testa completamente. Ecco che ne facciamo? Dio, quanto è arrabbiato! Guarda, ha pure la corazza sporca, non è mai stato sporco sto nano. Era ossessionato dalla pulizia. Lo sapevo. Oila, buongiorno principessa. Ragnarok, è qui. Ah già, giusto? Abbiamo combinato, Ragni. No, 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 no. Oh, porca boia. Vuole distruggere il regno? Ma no! Qualcuno lo fermi, presto. È ora di andare. Dove sì. Esattamente? Volete uscire? Molto gentile, grazie anche Boda. Come? Roba da giganti. Ok, seguitemi, presto. Mado, santo Fenrir. Santo Fenrir, correte tutti, presto. Yggdi. Dai, Ciccio, forza. Nat. No, non farlo. Va con loro. Freya, è ora. Non puoi lasciarlo lì. L'ho preso troppo per il culo, non può fare l'eroe adesso. Correte, sciocchi! Oh, porca miseria, che è successo? Dica? Padre, sono un po' rincoglionito dalla botta. Qualsiasi cosa succeda, sarò con te. Madre! Ma la strada è la tua. Seguila
e giungerai proprio dove devi arrivare. Madre, può spegnere la luce che non vedo un cazzo? Mamma. Eccolo. Maronne, svegliati, mamma, ti ricordavo adesso. Differente. Svegliati. Salve, signora Valchiria. Ma che maschera inquietante che c'ha, scusi, non se la può cavare. Il lavoro è finito, il turno è finito. Lieta che tu sia tra noi. Ciao. Dov'è mio padre? Da qualche parte qui nell'Old. Sarà felice di vederti. Quindi siamo riusciti a fuggire? Ma dubito che Freyr si sia salvato. No, ma dai, ma povero. Abbiamo dovuto perdere un'altra persona all'ultimo. Ma che cocchio. Si erano appena riappacificati e riavvicinati lui e Freya. Grazie, Eir. È veramente finita? Ragnarok, trofeo guadagnato. Come siamo arrivati qui? Con le torri, la tua amica con il lupo gigante e il dono delle Valchirie di trasportare i degni, siamo riusciti a portare i sopravvissuti nell'Holt. Ci sono sopravvissuti? Più di quanti potessimo sperare. Qui baderemo ai feriti. Gli altri hanno iniziato ad accamparsi nel bosco di Odd Mimir. È possibile che Freyr... Temo che l'abbiamo perso, Atreus. Ma no. Ok. Grazie di avermi ricucito. Vacci piano, hai preso parecchi colpi. Scusate, ma la Valchiria, quella cattiva... È ancora viva, sapete. Non per molto. Freya ne stava parlando prima. Ah, parlavo proprio di lei. La fine è vicina. Gna non ha scampo. Morirei per vedere la lotta. Gna, non mi ricordavo che si chiamasse così. Ok, probabilmente la dovremmo affrontare proprio noi. Ok, vediamo di trovare rapidamente nostro padre. È incredibile che ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ragazzi, sto gioco è stato veramente un viaggio incredibile. Zitta. Non lascerò imputridire il braccio. Imputridire non succederà. Se lo perdi, come pensi di combattere? Con... l'altro. Mi pare giusto. Non fa una piega come ragionamento. Grazie. Trud. Loki! Sono felice che siate vive. Non immagini quanto e... mi dispiace. Thor... lui... ci ha provato, lo sapete? Alla fine l'alcol ha vinto comunque! Scusate se non ho fatto di più. Nulla cambierà ciò che provate. Ma spero... possiate trovare pace nel sapere che... Odino è morto. È proprio così. Loki, è stato un onore lottare al fianco di un gigante. Sappilo. Rimarrete qui a Midgard? Per un po'. Ma poi io dovrò trovare una cosa. E io collaborerò con il Disvini per portare gli altri asgardiani a Vanheim. Per la ricostruzione. Spero che per loro sarà un nuovo inizio. E per voi. Oh, Trud. Spero tu possa trovare ciò che stai cercando. Buona fortuna. Ciao, Loki. Sii forte. Oh. Ok, ci siamo riappacificati anche con la madre, in effetti. Quindi lei deve trovare qualcosa. Entrambe le tue armi si sono danneggiate? Non troppo, credo. Giusto qualche graffio qui lì. Beh, poi possiamo farle controllare. Magari non serve. Che fesseria. L'attrezzatura di una Skjaldmaer deve essere efficiente. Quella Sigrun ti mangerebbe viva per una cosa simile. Beh, voglio dire, Sindri è fuori dai giochi, quindi non si può fare affidamento su di lui per adesso. Per quanto riguarda la riparazione e la creazione di nuove armi. Ma come sapete molto bene, le avventure non sono ancora giunte al termine. Sì, è finito questo capitolo. Ma sicuramente Kratos è figlio... Scusate, Kratos è ragazzo? Ah, oh mio Dio. Ugin ce l'ha fatta. Buon per lui. Ora che non è più sotto il controllo di Odino, dovrebbe poter continuare a vivere la propria vita? Oh, e se tu riuscissi a portare questa legna alla tenda di Brana, ne sarebbe felice. Ok. Se riusciamo a montare il resto delle tende prima del tramonto e diamo le reazioni ai bambini, siamo a posto. Manderò qualcuno da Sif per vedere se hanno bisogno di altro. Hai capito come si sta organizzando il giovane? È un bravo ragazzo. Loki! Ehi! Nonostante la botta in testa ti ricordi ancora di me? Avevi preso una botta in testa? Era tutto confuso. Forse non eri nemmeno tu. Insomma, ecco, sono davvero felice di vederti. Anch'io sono felice di vederti. Ti stai tenendo occupato? Ah, sono felice di aiutare la gente. Di questo passo ci saranno stuoie per tutti. E i lupi della tua amica ci stanno aiutando con la caccia. Ci sarà cibo per tutti quanti. Ma va. Ti giuro. Ehi, grazie davvero di tutto.
Non ce l'avremmo fatta senza te e i tuoi amici. Già, certamente. Vorrei che avessimo salvato più persone. Loki, sei stato bravo. Grazie, Skjoldr. Stammi bene, ok? Ehi, mi conosci? Quest'uomo verrà messo a capo di qualche insediamento, questo è poco ma sicuro? Qualcuno ha visto delle coperte in più? La neve si sta sciogliendo, ma farà comunque un freddo cane in questo posto. Bene, vuol dire che il Fimbulwinter sta passando in un modo o nell'altro. È un'ottima notizia. Wheela, buongiorno signori. Eccolo qua. Brindiamo anche al ragazzo. Skål! 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 Non saremmo qui se non fosse per voi e per il sacrificio di Freyr. È vero. Ci stavamo scambiando le nostre storie su Freyr. Bene, bene. Dov'ero rimasto? Ah, quando ci siamo conosciuti mi aspettavo un guerriero, uno stratega, un leader nato. La leggenda precedeva l'uomo. Ma quell'uomo era molto diverso. Sì, è molto particolare. Ah, era molto particolare. Poi era davvero troppo gentile. Penso che la bellezza l'abbia aiutato. Questo è vero. E il suo fascino. Va bene, basta, o scoppierò in lacrime un'altra volta. Sono felice che sei sveglio. Freya. È stata una sua scelta. Dovevo rispettarla. Ci ha salvati. Non lo dimenticherò mai. La famiglia che pensavo di avere mi è stata tolta pezzo per pezzo. Ma ora ho la famiglia che mi sono scelta. Tua madre aveva ragione, sai? Sei proprio nato per quell'arco. Ci ha perdonato, quindi? Sei un guerriero formidabile, ma soprattutto hai un buon cuore. Nulla di ciò che hai sopportato l'ha cambiato. Sono fiera dell'uomo che sei diventato, Atreus. Grazie. Di tutto. Devo trovare mio padre. Certo. Beh, alla fine è diventata un po' una madre adottiva per Atreus, eh? Credo che abbia capito che suo figlio Baldur era irrecuperabile, lo sapeva molto bene, ma non era disposta, ovviamente, a vederlo morire. È anche comprensibile, è pur sempre una madre. Ehi là, Porceddu! Come sta? Mimir, ciao! Ci hai fatto proprio spaventare. È bello rivederti, Mimir. Ascolta. Voglio ringraziarti. E che ti aspettavi dall'uomo più sapiente del mondo? Non è solo perché sei sapiente. Mi hai ascoltato. Sei stato un mentore e... beh, praticamente un secondo padre. Ragazzo... No, voglio che mi ascolti. Io ti apprezzo tantissimo. Anch'io ti voglio bene, fratellino. A presto, Mimir. È bello rivederti, Atreus. Anche per me, Illisvini. Tutto qua, non abbiamo altro da dirci. Oh, ok, è stato un piacere rivederti. Non farti tirare frecce addosso, mi raccomando. È come se Atreus stesse salutando. So che sei diretto a Vanheim con gli Aesir. Aspetta. Proprio così. Mai avrei pensato di vedere i Vanir e gli Aesir vivere in pace. Sì, in effetti fa strano. È una presunzione ottimistica. Direi di sì. Abbiamo offerto accoglienza, ma dubito che le cose saranno facili da subito. Beh, ci si può lavorare. La civiltà è un buon inizio. Ricordiamoci anche che gli Aesir non hanno di meglio. Voglio dire, il loro regno è bello che è andato. Quindi in un modo o nell'altro si può riuscire a convivere. Forse potrebbero riuscirci anche gli Elfi Chiari e gli Elfi Scuri. Ed è carino qui, eh? Oh! Nessun rumore forte. Stiamo bene. Sei stato davvero bravo oggi. Sono orgogliosa di te. Ah, ci sono anche i lupacchiotti. Abbiamo un regalino. Ok. Vado. Forza, Ciccio. Sì, lo conosciamo. Vuole jumpscherarla? Lascia stare. Fregato. Buongiorno, uno di questi eh? Questi giorni ti sorprenderò. Beh, l'hai già fatto. Signorina, che piacere rivederla, grazie dell'aiuto. Ferrer, ci hai salvato il culo? Se non fosse stato per lui saremmo belli che morti, santo cielo. Alla fine si è più o meno concluso tutto per il meglio. Poteva andare molto peggio, siamo onesti. In buone mani. Ah, quindi Fenrir resta con lei? Beh, in effetti è difficile allevarlo su Midgard. Meno male a Jotunheim non c'è più nessuno, in pratica c'è solo lei. Per quanto, dove sono finiti i giganti nascosti? Perché lo sappiamo che si sono nascosti. Ti ringrazio di averci salvato.
Sai, ho deciso che era molto meglio se scrivevo io il finale. Giusto? Ma hai fatto un errore? Questo non è il finale. Non ne hai parlato a tuo padre, vero? Parlato di cosa? Lo sai. Le visioni dei giganti. Io ho già visto tutto. Ogni parte di me mi dice che è quello che dovrei fare. Io però... non so come dirglielo. Vieni con me. Ti voglio far vedere una cosa. Vai! Vai che finalmente vedo un po' di patata! Tutti e due. No, no, guarda, magari non coinvolgere mio padre. Non sono di mentalità così aperta. Non voglio intromettermi. Molto rispettoso da parte di Kratos. È anche per te. Mi piace che c'è il lupo che osserva da dietro come se capisse. Ah, li avete animati veramente bene. Complimenti a Santa Monica Studios, dovrebbero essere. Avete fatto un lavoro eccezionale. Atreus, sono felice che stai bene. Vale anche per me. Allora, come va a finire la storia? Cosa? Prima del Ragnarok. L'avresti finita se mi fossi addormentato. Ah, è vero? Quando morte giunse, chiese al vecchio perché l'avesse chiamato. Nel vedere morte di fronte a lui, il vecchio volle riconsiderare la sua richiesta. Poi chiese a morte di aiutarlo a caricare dei tronchi sulla schiena, in modo da proseguire il suo viaggio. Non voleva morire. Voleva vivere ancora. Non era giunta la sua ora. Fuori c'è un sacco di fumo. Dopo la sconfitta di Asgard, alcuni suoi pezzi sono caduti nei regni. Forse da quelle parti ci sono ancora Ainerir. Ma non è questo ciò che voglio mostrarti. Cosa ha scoperto stavolta? Basta coi segreti, misteri, premonizioni e via dicendo. Oh no, un altro di sti cosi? Ok, vediamo un po' cosa ci mostra Jotunheim TV quest'oggi di bello. Spero che sia qualcosa del futuro e non qualcosa del passato. Allora, non ne riconosco quasi nessuno. C'è gente che combatte, sembrano Odino e Atreus. Aspetta un attimo, ma è quello che è accaduto? Sì, quella è nostra madre con gli alberi. Aspetta un attimo, adesso ho capito. Il mio altare a Jotunheim. È stata lei a distruggerlo. Ah. Voleva nasconderci il nostro fato. Abbiamo forgiato la nostra strada grazie a lei. Si è messa contro la sua gente. La nostra gente. Per proteggervi. L'amore di una madre va oltre ogni confine e limite. Non tutte si aprono. Mi dispiace. Ah, non c'è niente oltre. Sarebbe stato interessante. Però ormai abbiamo le risposte che stavamo cercando. La minaccia principale, ovvero Odino, è stata sconfitta. Padre, io ti devo parlare di una cosa. Ci sono altri giganti da qualche parte. E io li devo trovare. Credo di sapere dove cercarli, ma loro sono responsabilità mia e devo farlo da solo. Non voglio farlo da solo, ma devo farlo. È difficile da spiegare. La cosa ti spaventa? Sì. Bene. Molto, molto bene. Dunque è per questo che devi farlo. Se non ti spaventasse, non sarebbe un percorso di crescita. Come mi hai insegnato. Sì. Siamo sopravvissuti oggi grazie a ciò che hai scelto. Di chi fidarsi. Chi considerare amico. Dai un abbraccio a papà! Figlio. Sei pronto. Ma usa le precauzioni, per favore. Guarda che fra sti due è nato un rapporto. Cioè, Kratos ci ha avuto quelle ribellioni avanti e indietro, ma è anche comprensibile, sta crescendo. Non dimenticare la promessa. Loki partirà. Atreus. Atreus resterà. Ce la fai, Kratos? No, dai, che mi commuovo però se mi fate ste scene. Ma guardalo, ma povero Cristo!
È un uomo che ha perso praticamente tutto. Non gli resta nulla se non il figlio. È normale che per lui sia la cosa più preziosa al mondo, anche della sua stessa vita. Ecco, allontanati perché sono sempre spartano. Mantieni le distanze. Pochi sentimenti. Prenditi cura di tutti. Ma tanti grugniti. Ma no, ma figlio, ma mi abbandoni così? Cosa fa Kratos adesso? Cioè, non ha neanche un hobby, a parte grugnire. Oh, il ragazzo sta crescendo, Kratos, è anche normale. Ha sentito odore di patata di gigante, anzi gigantessa. Che stanno facendo quei due? Ha trovato la sua stessa biglia? Che state dicendo? Tutte scuse per palpeggiare, bravo figliolo. Ragazzi, io ve l'ho detto, questa non è la fine. È l'inizio di una gigantesca ed epica avventura, quantomeno per loro. Questa è la fine di un capitolo di una lunghissima storia. Ed è così che è la vita, in fin dei conti, no? Chiuso un capitolo, chissà quanti ne resteranno. Dipende da noi se siamo anche disposti a diventare i protagonisti della nostra storia. O se ci lasciamo trasportare dagli eventi stessi. Dal mio punto di vista è sempre meglio cercare di scegliersi e prodigarsi in modo tale da trovare e perseguire una propria strada, un proprio obiettivo. Molta gente rimane in balia della vita stessa. Bravo, bravo, chiudi Kratos. È diventato anche una donna di casa. Tra un po' lo vedi con il grembiulino stile maid e lo scopino per pulire avanti e indietro, togliere la polvere. Oddio, che immagine brutta in testa. No. Oh, ma dai, c'era una parte dietro. Nessuno controlla mai dietro, in effetti, eh. Oh, no. Non mi dire che adesso che figliolo è partito, facciamo una scoperta importantissima. Allora, sembra Kratos con le lame del caos. Vabbè, ma sembra ad Atene più che altro. Kratos che combatte, credo, Odino. Non riesco a capirlo più di tanto. Oh mio Dio! Statue di Kratos? Forse può riuscire a portare a compimento il suo dovere come divinità? Umani che lodano Kratos? È l'unica cosa che ti manca, Ciccio? Oh mio Dio, si è emozionato! Ha uno scopo nella vita! Kratos, vai a dargli una mano! Tanto, voglio dire, il figlio è a posto? Non ti devi preoccupare più di nulla. Aiuta gli umani, così magari ti ergeranno delle statue e inizieranno a venerarti. Fa parte del tuo scopo, in fin dei conti. Signora, buongiorno. Che hai visto lì dentro, fratello? Un percorso. Una nuova strada, una nuova avventura. Che non avevo mai immaginato. Ora che facciamo? Sesso sfrenato. C'è ancora molto da fare. Molto da ricostruire. Grazie ai poteri di un dio, la ricostruzione sarà sicuramente molto più semplice. Volete unirvi a me? Sì. Mimì, sporcaccione. Lo faremo noi. Insieme. Ah, guarda, non pensavo altro. Se Mimir lo mettiamo da qualche altra parte, boh, se gli piace guardare, magari. Ok, diamoci da fare, signori. Come ho detto, non è la fine, è un altro grande inizio. Wow, che avventura incredibile, ragazzi. Veramente un gioco meraviglioso. Mi spiace non aver affrontato tutte le avventure secondarie, le quest e via dicendo, troppo per esigenze di gameplay e la corsa che purtroppo siamo costretti a fare perché altri youtuber l'hanno portato prima di te. Lo so, ma me lo sono voluto godere anche un po' ai miei ritmi. Anzi, fosse di peso la me, l'avrei fatto con un po' più di calma. Però, voglio dire, fa sempre parte del lavoro, in fin dei conti. Però è stata un'avventura bellissima. Al pari di trame stile The Last of Us, mi posso permettere un'affermazione del genere. Che sono giochi che io ho adorato alla follia. Kratos è diventato un personaggio veramente meraviglioso. È partito da un gioco in cui si limitava a fare stragi gratuite, sangue, sbudellamenti e via dicendo. Ed è diventato un personaggio con una profondità veramente incredibile. Ribadisco, complimenti alla casa di sviluppo. Il primo gioco mi aveva stupito un sacco, ma con questo secondo Freya, capitolo... credo sia il caso di parlare di Gennà.
Non dobbiamo parlare di lei, dobbiamo trovarla. Ma Odino ha scelto lei come nuova regina delle Valchirie. Una dea Vanir, tua amica. Gna giurò fedeltà ad Asgard tempo fa e da allora non siamo più amiche. Cosa accadde? Feci una scelta che lei non voleva accettare. Kratos mi odia. Sarà un problema per noi. È meglio trovarla prima che lei trovi noi. Imbriaconi, come va? Anche a questo bel ragazzone! Skoll! Skoll! Cane, cane, c'ha le allucinazioni? E sogna lui. Piccolo stellino, piccolo neanche tanto, ma insomma ci siamo capiti. Quindi sì, prima o poi dovremmo trovare anche lei. Questo è poco ma sicuro. Mi sa che dobbiamo ritornare al tempio di Tyr. Ci deve essere un'uscita che ci riporti dritta dritta a Midgard. Mi avete detto nei commenti che se torniamo lì dei corvi, quelli di Odino, troverò un percorso che mi porterà al vero Tyr. Quello che non siamo riusciti effettivamente a salvare. Ok. Dove andiamo di bello? Maronne che freddume. Oltre il Ragnarok. Il Ragnarok si è concluso, ma c'è ancora molto lavoro per Kratos, Freya e Mimir. Esplora i regni rimasti per scoprire i resti di Asgard. Mettiti alla prova nel crogiolo di Muspelheim. Cerca le temibili anime dei Berserker. Completa i favori per i tuoi amici e alleati. Ti attendono avventura, sfida e mistero. Ratatoskr ti attende con nuovi semi di Yggdrasil per aiutarti a viaggiare nei regni. Quelli farebbero comodo in effetti. Quindi torniamo un attimino velocemente a casa. Probabilmente ci apriranno nuovi veloci passaggi per i regni. Potremmo occuparci delle faccende in sospeso nei regni. O esaminare quei pezzi di Asgard. Comunque sia, noi ci siamo, fratello. Ok, gli ultimi resti di Asgard. Quindi dobbiamo seguire le tracce del fumo. Lunda ha anche detto che ci sarà un raduno in onore di Brock alla taverna di Rab a Svartalfheim. Mi piacerebbe andarci. È strano. Il lago presenta ancora i segni del serpente del mondo. Eppure l'abbiamo visto scomparire a Ragnarok. Ciò può solo significare che la leggenda è vera. Quel colpo di Thor ha rispedito Jormungandr indietro nel tempo. Uno Jormi giovane, fresco di Jotunheim, che diventerà il serpente che conosciamo. Al primo incontro con il serpente, mi dicesti che riconosceva Atreus. Forse si sono visti a Jotunheim. Forse sì, fratello. Dobbiamo chiederlo al ragazzo non appena lo rivediamo. No! Alla fine la leggenda era vera? Non ci credo mai nella vita. Però sì, potremmo effettivamente andare al funerale di Brock. Ehi, Kratos! Signorina, dica, dica! Che c'è? No, no, niente. È solo che... Non so se hai sentito, ma... Volevamo dire addio a Brock, a Svartalfheim. Un funerale? Già, ci troviamo alla taverna di Rab a Nidavellir. Ci saremo. Sì, come ho detto, un saltino veloce lo possiamo anche fare. È giusto dirgli addio un'ultima volta. È stato un valido compagno, ci ha aiutato tanto quanto ecco Sindri. Ecco cosa avevamo dimenticato. Per un po' di pezzi d'argento, cosa vuoi che sia? Ottimo lavoro durante il Ragnarok, generale. Avrei voluto esserci per vedere te e Sindri ammazzare Thor e Odino. Non è ciò che è successo. Forse no, ma è la storia che preferisco. La cosa più importante è che Odino abbia pagato per tutto quello che ha fatto a Brock. Non ce lo riporterà indietro, ma è qualcosa. C'è un nuovo cimelio? Il progetto di Uldra numero 9. Trasforma il disagio di Mimir in un'esplosione di Bifrost contro i nemici vicini. I potenziamenti aumentano la forza di questo effetto. Che cosa? Mi richiede tuttavia una marea di pezzi d'argento che io non ho. Aspetta che vedo di vendere tutte ste risorse. Aspetta! Ma queste le avrei potute vendere? Guarda rune spezzate! Ne ho tantissime! Ogni 50 rune guadagno 5.000? No! Ma dai, ma mi sento preso in giro dalla vita. Quindi, ritornando a noi, posso usare Mimir come arma? Ok. Questa la voglio vedere. Brock e Sindri hanno costruito e calibrato con attenzione un'imbragatura per trasformare l'uomo più sapiente del mondo in un'arma. Ok. Mimir ci odierà tantissimo. Siamo onesti, gente. Ma porco cane, l'armatura spezzafato creata da Lunda, prima dello scontro finale, è gratis. Ma come gratis? Non la equipaggio perché ovviamente quello che abbiamo noi è decisamente migliore. Però nessuno ci vieta comunque di tenerla da parte. Vedete, dice zero pezzi d'argento. Mi raccomando, sporcala bene di sangue. Ah, ok. Sarà mia premura farlo, Lunda.
Ok, signori, dobbiamo provare l'attacco di Mimir, quindi devo fare così. Non è piacevole. Povero Mimir. Però funziona, signori. Ok, basta cazzate, Lonino. Vediamo di andare al funerale. Aspetta che mi hanno detto anche di ripassare da casa di Sindri per parlare con Ratatoskr. Mi fa strano andare a casa di Sindri quando i nani non ci sono più. Quando Jormungandr ha attaccato Thor ad Asgard, sembrava una questione personale. Sembra impossibile che si fossero già visti, no? Ci ho pensato su, sai, e ho una teoria. Sappiamo che a Jotunheim il ragazzo ha imparato la magia d'anima. Forse il serpente è coinvolto. Intendi che Atreus ha inserito nel serpente l'anima di un altro gigante? Di qualcuno che odiava Thor? Esatto! Ma questo non restringe molto il campo, me ne rendo conto. Chissà se dopo tutto questo tempo Jor mi ricorda chi era. Bella domanda, in effetti. Quindi alla fine abbiamo scelto l'anima giusta per risiedere in quel corpo? Incredibile. Devo dire che Thor alla fine si è scavato la fossa da solo. Non era una persona cattiva, ma era succube del padre. Questo non lo rende completamente colpevole, ma non giustifica neanche. Sì, perché devi rompere le palle? Dicevo, questo non giustifica comunque le sue azioni. Buongiornissimo, qualcuno ha richiesto la mia presenza? Siete riuscito a trovare i miei cervi scomparsi, amico? No, mi hanno parlato di semi e tutte cose. Ciao, Ratatoskr. Salve, Mastro Kratos. Ciò che avete fatto per questi regni è davvero un'impresa che non ritenevo possibile. Sappiate che il buon Mastro Brock ne sarebbe molto orgoglioso. E vi ricompenserebbe con una serie infinita di sproloqui e profanità. Ah, sicuro. Manca molto a tutti. Sì, molto. Ora c'è uno sviluppo piuttosto interessante di cui informarvi. La detonazione di Asgard ha scosso l'albero del mondo fino alle radici, facendo cadere un gran numero di semi del regno. Pensavo che li avreste graditi. Il mio piccolo modo per dirvi grazie per aver evitato la mia immolazione. Prego. Sacchetto di semi di Yggdrasil contiene semi di regno che sbloccano i portali tra i nove regni, permettendo di visitare nuove aree, quindi. Vediamo un po' se ritorniamo al portale. Forse sblocchiamo cose nuove. Oh. Ne manca una qua sopra. Asgard, sei tu? Vabbè. Possiamo andare a Jotunheim, quindi. Oh, molto ma molto interessante. Cioè, a parte Asgard che non esiste più, ora possiamo tranquillamente visitare quello che ci pare e piace. Ma abbiamo un funerale vichingo a cui partecipare. Allora, mi hanno detto di ritornare a Nidavellir, ovvero la città dei nani. Speriamo che stavolta non fuggano da noi, visto che Odino è fuori dai giochi. Vediamo un po'. E non c'è una ciola di nessuno. Per davvero? Signori, avanti! Ci sono un sacco di gente morta. Buongiorno. Cos'è accaduto da queste parti? Ah, credo che siano... Ho ordinato una pattuglia di Ainerir. Ora la zona è sgombra, ma non il resto della città. Un esercito di occupazione non è male per ridurre il traffico pedonale. Ok, ora sappiamo perché c'erano dei cadaveri. Ah, siamo ritornati a questo portale, quindi vuol dire che il baretto dovrebbe più o meno essere dietro l'angolo. Testi alternativi e profani per le mie ballate, davvero indecenti. Mi sembra giusto. Buongiorno signori, è qui il funerale. Ora mi piacerebbe ricordarmene qualcuno. Le scartoffie che mi ha creato quell'uomo. Ho un forziere solamente per le sue violazioni. Uno enorme. Gli insegnai 20 modi per forgiare a freddo un sostegno. Una volta mi insegnò un metodo più semplice per tirare i cavi. E lui cosa fece? Cominciò a chiamarmi la sua apprendista. Era uno stronzo lui. Dio se mi mancherà. Ehi, ce l'avete fatta? Siamo pronti a dirgli addio. Ok, dove si tiene il funerale? Dove devo andare? Oh, ma porcaccia la miseria, Brock! Scusa, non ti avevo visto, ciccio. Ho incontrato chiunque nei miei viaggi. Sei tra i pochi che chiamerei amico. Ho sempre pensato che fossi una delle creature più stupide che conoscevo. Non mi aspettavo tu fossi anche la più coraggiosa. Questo mondo è un po' più buio ora che non ci sei. Lo porteremo a Sversand. Si trova nelle terre umide vicino alla chiatta. Vi aspetteremo lì. Ok, cercherò di arrivare appena possibile. Che poi scusate, non per essere critico, ma dovete lasciare il cadavere sul tavolo dove la gente ci mangia. Cioè,
Mi dispiace per Brock, ma non c'era una bara? Qualcosa? Beh, non le avevano loro, credo. È che, insomma, fa strano vedere la gente lì che beve e il cadavere del tizio morto da un po' di tempo. Ok, poi qua è anche tutto umido il clima, voglio dire. Allora, possiamo prendere una scorciatoia utilizzando ancora una volta il portale. Vediamo un po'. In teoria dovrei poter raggiungere velocemente la zona della chiatta. C'è un passaggio mistico dietro lì che ancora non abbiamo scoperto. E c'è il simbolo del seme di Yggdrasil. Forse lo possiamo aprire una volta che saremo arrivati lì. Quindi direi di andare qua e di riprendere la carabona vecchia chiatta. Mio Dio, mi sembra l'altro giorno che eravamo qua con un ragazzo e ci hanno sbranato male mentre cercava di liberare la canoa lì davanti. Ah, bei tempi. Ah, ok, una volta tanto è automatizzato. Che cosa c'è? Dovevo cambiarmi, cucire degli abiti funebri, così non siamo adeguati. Ma va, ai funerali dei nani non sono richiesti abiti formali. A Brock non importerebbe. Forse. Eppure, stavo giusto pensando a come starei con qualche gioiello intorno al mio collo mozzato. Magari con dell'oro intrecciato nella barba, molto seducente. Eh? Bel tentativo. Perché? Non ho capito la battuta. Ah, ragazzi, come siete arrivati prima di me? Oh, avanti, arriverà di sicuro, è suo fratello. Speriamo. Il lutto fa brutti scherzi a volte. Sì, l'abbiamo notato. Ce l'hai fatta. Iniziamo. Sindri è andato leggermente fuori di testa. Ah, è giusto, è un funerale vichingo. Quindi lo dovete mettere sulla barchetta? E dovete incendiarla? No, ma povero Brock, dai. Il fratello di Freya, bene o male, lo conoscevamo da poco, era simpaticone. Ma non è che ti c'eri affezionato più di tanto? Povero Freya, mi dispiace comunque. Ma Brock, no, dai. Ma non si può, ma la tristitudine a palate. Oh, eri proprio destinato alla morte, ciccio, eh. La prima volta hanno provato a salvarti, ma la seconda... Ah, gli hanno messo anche il martello davanti. Eh beh, giusto, eh. Ah, sempre il martello in mano. Detto così suona male, ma ci siamo capiti. Ok, mandiamolo verso l'ultimo viaggio. Scusate, ma come funziona quel coso? Giri la manovella e fa tutto da solo. Oh, Sindri, porco cane, non ti avevo visto là dietro. Alla fine è venuto, giustamente. Però lo vedo ancora completamente sconvolto. Non riesce a riprendersi. Beh, ricordiamoci che lui è andato fino ad El la prima volta che il fratello è morto. A ulteriore conferma che per lui era quasi impossibile pensare alla propria vita senza quel rompipalle di Brock. Ma povero. Speriamo che si riprenda. Anche se il prossimo gioco non è ambientato qui, quindi mi domando se lo rivedremo. Sindri, mi dispiace tantissimo. Devi lasciarlo andare. Ti voglio bene, Brock. Mio Dio. Se solo avessimo saputo. Odino se l'è giocata bene. Per quanto ammetto, era strano che Tyr avesse fatto un cambiamento così pesante e via dicendo. Ma anche Kratos, voglio dire, si era stancato di combattere. Ma Tyr remava effettivamente contro. Bellissima la canzone comunque, eh. Povero Brock. Cioè, se nessuno fosse venuto a fare questa missione, non avremmo neanche assistito a questa scena extra del finale. Gioco, avanti! Io l'avrei inserito come scena obbligatoria in onore di Brock. Vabbè che c'è talmente tanto contenuto endgame ormai, o post, come qualche si chiama, insomma. Post-ending, lì. Dovremmo, tipo, accendere il fuoco? È così che funziona? Ah, giusto, l'arco di Freya. Beh, ha una mira quasi infallibile lei, quindi non dovrebbe avere troppi problemi. Speriamo di riuscire a riallacciare il rapporto con Sindri. No, mi dispiace perché è stato uno dei nostri più validi alleati. E ci teneva veramente ad Atreus, come se fosse quasi uno zio, anche di più. Ma no, ma dai, ma povero. No, che mi dispiace per Sindri, guardalo. Non scomparire di nuovo all'improvviso.
Ho capito che ognuno elabora il lutto in maniera differente, eh? Sindri. Prima o poi ci dovrai perdonare. Ma non è ancora quel momento. No. Non è ancora quel momento. Ce l'avrà con noi chissà per quanto tempo. Poverino. Cioè, non lo biasimo, eh. Però... non scomparire, non scomparire. Non farlo. E l'ha fatto. Adesso che lo vediamo farlo, vi fa strano? Che buco? Cosa? Diventa più grande quanto più ne togli. No! Un buco! Era così ovvia la risposta. Ve l'avevo detto. Sarebbe stata una risposta così maledettamente ovvia che chiunque avrebbe affermato: come ho fatto a non pensarci prima? Porca trota, Brock ci ha fregato fino alla fine. Ah, i veri titoli di coda me li metti dopo il funerale di Brock? Per davvero? Oh, mamma mia ragazzi. So che l'ho detto un sacco di volte, ma che cocchio di gioco. Ciccio, come va? Non so se ci sia qualcosa oltre la luce. Gli al di là, o come li volete chiamare, sono al di là. Ma se c'è qualcosa, lui starà sicuramente facendo una gran cagnara. Beh, purtroppo da quello che ci hanno detto, la sua anima non ha un posto in cui andare, quindi tecnicamente Brock ha cessato di esistere. Purtroppo per lui. Perdonate, Sindri. Lui è... cioè... sapete... Mi dispiace tuttavia che Atreus non abbia partecipato al funerale. Ha avuto anche troppa fretta di partire, di imbarcarsi in una nuova avventura. Voglio dire, abbiamo appena salvato l'universo. Potevi anche aspettarci 5 secondi, ragazzo. Buona signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sono andato avanti, ho anche trovato Tyr, ma direi che sono tutte cose che possiamo vedere in una prossima puntata, perché i lacrimoni, gente, i feels, quelli profondi. Nei commenti allora fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi incendio ancora prima che moriate. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!